Sai, altri video oggi qui come dicevamo abbiamo perso il picchetto. Porca puttana. Però ragazzi, l'ho perso bene perché la Lazio ha fatto un'ottima partita. Comunque, facciamo la reaction a tutte le partite. Adesso... C'è qualcuno manco. No, adesso è un bel problema. Eh? Allora, me le ricordo la memoria, tu sai. Allora, il Manchester United ha vinto 4-1. Ottima prestazione. Dove c'è la telefonare? Quindi stop, stop un attimo. Mettiamo il coppa un attimo, eh. E ciao signori! Non fa niente. Allora, niente, volevo dire. Non mi ricordo la memoria perché li ho rivisti che mi avete spingere a fuoco. Allora, 4-1 il Manchester United. Bella partita per me. Perché il primo gol l'hanno fatto. Ah, vabbè. Andiamo a vedere la reaction dopo che farò. Che lui bestemmiava, io mi sono organizzato. Però ragazzi, a parte tutto, il Bayern, cioè il Manchester United ha fatto un'ottima partita per me perché la vittoria se l'è meritata. È vero. Poi un'altra cosa, la Lazio 3-1 contro il lo Zenit, purtroppo ho perso il picchetto per sta squadra, però devo essere sincero, Lazio meritata la vittoria, però devo dire una pecca allo Zenit, ragazzi. Per me lo Zenit deve attaccare meglio, perché dormono un po' in difesa, dormono. E mi dà un po' di timore questo, perché se dormono in difesa e non tirano in attacco, c'è sempre quel filo, Massi, che se rompe da una parte e se rompe dall'altra. È vero, ragazzi, è vero. E mo' vediamo. Poi? Mo' vediamo un ibero che è successo dopo. Possiamo dire che, ragazzi, una cosa è sicura, che vi dico che la Juve che ha vinto 2-1, ma proprio per me, onestamente, la Juve ha vinto per fortuna. Perché, ragazzi, non è l'unico risultato nei commenti, però perché dico che ha vinto per fortuna la Lazio? Ragazzi, che è fugato, perché il Juve non è fugato. No. Il Juve è fugato, se vuoi essere po' fuori. Comunque, ripartiamo dal discorso. Vai. E per me la Juve è stata fortunata, perché non insultare, perché ognuno c'ha il suo parere. Perché al 90esimo andare a vincere 2-1 con una squadra che è bassa classifica adesso. Favale. Chi è? È uno che fa video sul calcio. Ah, un saluto Alex, non sapevo, scusa, chi è, non ti dà la seguire anche. E anche ciao Gabumen. Anche a lui. Che mi fai morire i saghe. Vi stavo dicendo, ragazzi, comunque, per me. Forza Roma. Sempre. Per me la Juve ha avuto fortuna perché. Anche perché il Ferro una squadra non ha giocato per niente. Però pure la Juve, raga, cioè, ha fatto il gol. Io aggiungo una cosa, scusami. No, fai bene. Io aggiungo la Juve ha giocato o male, perché non sapeva la difesa. Cioè, sì, non... però aspetta, dobbiamo dire che alla Juve mancavano dei giocatori. Come alla Lazio mancava il sergente Milinkovic-Savic. Poi al primo minuto ha segnato. Poi parliamo del... Per primo tempo. Parliamo del PSG 1-0 Vai. Contro l'Inzia. Allora, PSG che comunque quest'anno sta giocando male delle partite, Massimo può confermare, che ci vediamo alcune volte delle partite straniere, Zeta Zone, Coppa Zone. Io no. Poi soprattutto, scusa Massi, soprattutto con il Monaco, ragazzi, con il Monaco vincevamo 2-0 fino alla Lega 2, una cosa scandalosa. Però vabbè, sono contento per il PSG perché stasera hanno ritrovato la vittoria. Cioè, fra. È vero, è vero. Allora io aggiungo una cosa. La Lazio, parliamo di la Lazio. Anche se abbiamo già parlato, però. Sì, vabbè. Vabbè. Ah, vorrei aggiungere un'altra cosa io. Il picchetto. No, quello non ne parliamo. No, vabbè, ok, dai. Vabbè. Allora, parliamo delle partite delle 6. Cioè, delle 6. La velocità 6:50, non mi ricordo che cacchio l'hanno giocato. Comunque, il Siviglia vince 2-1 al 90esimo, ragazzi. Ah, io il Siviglia, ragazzi, è una squadra che stimo.
perché per me il Siviglia gioca bene e ha battuto la Roma in Europa League benissimo. Complimenti. Perché uno quando deve essere sportivo è sportivo. Nelle partite uno non insulta, ma però quando è sportivo è sportivo. Seconda cosa, non mi aspettavo però dal Siviglia. No. Oh, minuti, dai, non mi sono aspettato dal Siviglia che andasse a vincere 2-1 al 90esimo, che gli hanno fatto gol all'85esimo. È un po' un colpo basso per il Siviglia, chiamiamolo così. Però io aggiungo una cosa. Allora, il Barcellona. Eccola, guarda, là stanno passando le partite. Ora è vero che così facile come. Ah, il Chelsea! Il Chelsea vincente 2-1 con gol al 91 pure il Chelsea. Per me è penoso anche il Chelsea. Allora io voglio dire una cosa da Barcellona. Barcellona io ti seguo da un tempo su FIFA, su FIFA 21. Che sto facendo. Barcellona, io ti voglio bene e anche mamma ti voglio bene perché c'è me, sì. Allora, io ho un problema di Barcellona perché c'aveva quello che voi che sto dicendo, c'aveva Pjanic. Allora, Pjanic non fa un cazzo, perché l'ho visto come gioca male. Tu fai il tuo riflesso, quello con Pjanic, quello con Pjanic. Io l'ho visto giocare male, l'ho visto giocare a cazzo di cane, e l'ho visto male. Cioè. Allora, vai. Io parlo di una cosa del Barcellona, allora. Complimenti per la partita di stasera perché mi si accende in una maniera. È vero, va pausa. E non sono fatto tutti i complimenti perché tutte le partite sono piaciute andare alla Juve, ma è calata stasera. Allora, è calata molto male, è calata. Allora, parliamo di Barcellona. 4-0 o 4-1, non mi ricordo la finale. Comunque, Messi, raga, io non lo sto più a valutare come un giocatore forte. Ma perché, ragazzi? Perché in campionato fa poco, solo una volta mi pare, perché io ce l'ho pure. Perché ce l'ho al fantacalcio e mi prende sempre 5 e mezzo, non fa un gol. Solo mi pare una settimana fa ringraziando il Dio. Mi ha fatto vince. E meno male. Però, se metti caso, Messi fa 4 gol dopo una partita e poi dopo 4 settimane sbaglia. Cioè, per me è inutile che giochi. Sì, è vero. E come massimo va alla squadra di va alla Juve, fa un gol e poi si ferma per 2 anni. Oddio, non ho più fermato, ma non ho capito. Ragazzi, stiamo vedendo la Juve. La Juve ha fatto una partita che nel secondo tempo ha attaccato. Allora, aggiungo una cosa, scusa me. Raga, io al primo tempo non ci ho capito veramente un cazzo della Juve, perché ha giocato molto male. Vabbè, questo lato non ne parliamo, ma lo parlo, mamma mia. E posso finire qua, parla, vai. Io volevo parlare di un acquisto, è meglio la Juve ha svoltato con questo acquisto. Parliamo di Alvaro Morata. Io Alvaro Morata, ragazzi, ho preso al Fanta, ma perché è un bel giocatore. È vero. Adesso guardate, io ritorno subito, non so, no. Ok. Allora, raga, io devo dire una cosa. A me il Barcellona è andato molto male, non ho pensato bene, perché non è brava a giocare. Cioè, perché la Juve, vabbè, ha vinto. Dalla mattina, però dai. Anche allora, Barcellona non vinto, è vero. Sì, 4-0. 4-0 ha vinto. Cosa dici tu, Manuel? No, io guardo, ragazzi, non ho più parole da dire perché tutto quello che avevo da esprimere ho detto. Non so, Massi, se tu vuoi aggiungere qualcosa riguardo. Ah, l'ultima cosa, proprio l'ultimissima. Parliamo, ragazzi, giovedì, se la Roma gioca alle 6 o alle 9, penso faremo la live reaction della Roma. La nazionale quasi tutti, perché c'è la partita. Giochiamo giovedì. Ah, giovedì
Giovedì è domani. Troia. Sarà giovedì e era già subito la ghiaccia. Che peccato. Ciao. Vabbè, andiamo ogni giorno, andiamo poi vedo. Andiamo dai raga, andiamo qua. Sono già un po' con mamma che arriva all'ultimo, troppo, adoro. Giocare. Bella mia.